Sempre di più.
Capitolo 4, i primi 9 versi, epistola di Paolo ai Filippesi. E a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, tutta la nostra obbedienza. Cosa rispendiamo? Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia, state fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi. Esorto Evodia ed esorto ugualmente Sintica ad avere una sola mente nel Signore. Prego anche te, vero compagno, sovvieni a queste donne, le quali hanno combattuto con me nell'Evangelo, insieme con Clemente e gli altri miei compagni d'opera, i cui nomi sono nel libro della vita. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiere e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori, le vostre menti in Cristo Gesù. Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose, quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Gloria al nome del Signore. Mi rallegrano sempre queste parole, già soltanto nel leggerla. Leggere questa epistola, questa parte di epistola, è già un motivo di grande gioia. E io credo che questa sera il Signore voglia, questo giorno, ovunque sarà predicata questa parola, sicuramente questo messaggio è di consolazione, vero? Abbiamo bisogno di consolazione? Non ho capito, sì o no? Non ci sono controindicazioni alla consolazione, lo diciamo, vero? Cioè non c'è pericolo di averne troppa, non c'è pericolo di farne un abuso e di averne poi un effetto deleterio, no. La consolazione ne abbiamo sempre bisogno, perché i dispiaceri non mancano mai. In genere sono più i dispiaceri che, diciamo, che quelli che sono i piaceri. E allora la consolazione rimedia ai dispiaceri. E non parliamo di una consolazione umana, perché essere consolati dagli uomini, come può fare un cieco ad aiutare un altro cieco? Uno che è nel bisogno, uno che non sa che cosa significa la gioia, come puoi aiutare un altro a dire ti voglio rallegrare, ti voglio far rallegrare, ti voglio comunicare la gioia. Il mondo non conosce l'olio della gioia. E quando dico mondo intendo gli increduli, quelli che non conoscono la parola di Dio, vero? L'olio della gioia, nemmeno nelle profumerie c'è. Fino a questo momento non hanno, e vedo che nessuno ha trovato questo. In Australia facevo un'esperienza conoscendo un fratello che avevano messo su un'attività
di medicine naturali fatte con le erbe. Mi era piaciuto però il titolo che hanno dato alla loro ditta, la farmacia di Dio. Ma io non conosco la farmacia di Dio, io conosco le guarigioni divine. Voi che ne dite? Il Signore ha provveduto a tante cose, anche in maniera naturale, vero? Tante cose per aiutare l'essere umano. Ma l'olio della gioia non c'è nemmeno nella farmacia di Dio. L'olio della gioia viene direttamente dal trono di Dio per riempire i cuori di quelli che da creature sono diventati, per grazia, per l'amore, figliuoli di Dio, mediante l'accettazione personale, individuale di Gesù Cristo il Signore, è il proprio Signore. Gesù è il mio Signore. Vogliamo dirlo insieme? Gesù è il mio Signore. Gesù è il mio Signore. E io spero che dall'altra parte dell'occhio elettronico e della televisione, in questo momento nelle case, ovunque si trovano, ci siano tanti altri che dicono o cominciano a dire: Gesù è il mio Signore, gloria al nome del Signore. Bene, in questa epistola si parla di una delle chiese ovviamente frutto dell'apostolato paolino. Parliamo della chiesa di Filippi, vi ricorderete come è arrivata lì la testimonianza, si è arrivata in una maniera particolare. Oh, il Signore usa metodi diversi, usa uomini diversi, ma l'importante è che lui sa come raggiungere. Ricorderete che a Filippi si giunse attraverso un incarceramento, attraverso una prigionia. Ricorderete il carceriere di Filippi, uno dei passi degli Atti degli Apostoli che possiamo leggere, in cui il Signore arrivò attraverso l'apostolo Paolo, attraverso altro servitore, e quello avvenimento che sulla mezzanotte, mentre cantavano, lodavano al Signore in un carcere che non ha niente a che vedere con i carceri che conosciamo così anche per televisione dei giorni nostri. Erano carceri nei sotterranei, erano qualcosa veramente di pauroso, e i figlioli di Dio l'olio della gioia non la perdono nemmeno nei sotterranei. I figli di Dio l'olio della gioia non la perdono, perché l'olio della gioia non è carnale, è spirituale. L'olio viene dalla presenza dello Spirito di Dio. Ed è uno dei simboli, vero? L'olio è uno dei simboli dello Spirito Santo di Dio. E mentre cantavano, voglio ricordarvi velocemente cosa avvenne. Avvenne che, come un terremoto, quando c'è la presenza di Dio, il luogo trema, la terra trema. Trema anche il nostro corpo che è fatto di terra, alleluia. La terra trema per la potenza e la presenza di Dio. E mentre cantavano, era Paolo e Sila, vero, l'altro servitore, mentre cantavano arriva questo terremoto che è così forte che sconvolge tutta la struttura. I cancelli si aprono, le catene cadono, tutto va in malora, tutto quello che erano le fortezze umane e tutto quello che erano le prevenzioni umane per non perdere i vari personaggi incarcerati, e ce n'erano dei delinquenti laggiù. Gli unici non delinquenti erano i due servitori di Dio, che erano lì per la causa di Cristo. E sappiamo che a un certo punto il carceriere si vede avvilito. Dice: adesso questi sono scappati tutti, sono andati via tutti, cosa succederà? È meglio che mi uccido, sta per prendere la spada, sta per uccidersi, ma sta per suicidarsi. Ma la voce di Paolo lo ferma: stai fermo, siamo tutti qui, nessuno è scappato. Quest'uomo apre gli occhi, sbalordito, meravigliato, perché riconosce che è qualcosa di soprannaturale. Nessuno è scappato, nessuno è andato via, eppure faceva piacere a tutti, soprattutto non Paolo e Sila, ma gli altri, il piacere di scappare e andare via, di essere un'altra volta in libertà. E allora disse delle parole famose: signori, cosa devo fare per essere salvato? E avvenne quella risposta: credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa, la tua famiglia. Alleluia! Quella notte fu una notte memorabile, ma divenne anche il momento della costituzione di una prima chiesa, possiamo dire, perché la prima chiesa in embrione fu quella notte, perché quando il carceriere prese e ancora portò l'apostolo Paolo e Sila in casa sua, offrendogli le vivande, mettendoli in mezzo ai suoi congiunti, a quelli che gli appartenevano, noi sappiamo che quella sera, quella notte, cambiò la vita di quelle persone. E quelle persone ricevettero la grazia di Dio,
la salvezza mediante l'Evangelo di Gesù Cristo. Ed ecco, leggiamo in questo brano, abbiamo letto che è rimasto un popolo fedele, almeno fino a certi tempi. Questa chiesa divenne una chiesa in cui si manifestava l'amore di Dio, perché si faceva la volontà di Dio. In poche epistole troviamo espressioni come queste rivolte ad altre chiese, pur dello stesso ministero dell'Apostolo Paolo. Beh, il mio desiderio è che tutte le chiese di Gesù Cristo, composte dalle anime, perché il nostro concetto di chiesa non è il tempio fatto di mano d'uomini. Il concetto biblico di chiesa, la chiesa è il corpo dei credenti, quelli che escono fuori dalla confusione, dalla mondanità, dal peccato. Che il Signore possa far sì che tutte le chiese intese come comunità cristiane possano eguagliare e anche superare quello che troviamo nell'epistola di Paolo ai Filippesi in questo specifico brano. Notate che parole meravigliose. Mi consentite di dedicarle a voi questo giorno, vero? Li dedichiamo anche ai nostri amici attraverso la televisione, perché ancora questo nostro servizio di culto sta andando e andrà fuori. Gloria al Signore! Consentitemi di rivolgervi queste parole che sono frutto d'amore. Perciò, ecco, si entra in una maniera, diciamo, anomala secondo il modo di comunicare, ma perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia. Che bella espressione, vero? Riusciamo a comprendere il significato reale di queste parole? E questo è quando c'è l'amore di Dio nel cuore, perché l'amore di Dio ci rende più che familiari, l'amore di Dio ci rende più che fratelli nel senso anche linguistico della parola, perché già il termine fratello dovrebbe farci comprendere un legamento, un legame d'affetto che purtroppo nella vita umana non è indissolubile, ma nella vita spirituale lo è e rimane in questa posizione. Fratelli miei cari e desideratissimi, corona del mio capo, diceva Paolo, per dire la gioia più grande, l'obiettivo. E questo è un motivo anche per pensare qual è lo scopo dei veri servitori di Dio, di servire il Signore e, servendo il Signore, di servire i propri fratelli e le proprie sorelle. Io ovviamente parlo per quello che è un'esperienza che mi riguarda e che riguarda i servitori, parte dei servitori che sono qui presenti. Qual è lo scopo per il quale noi pronunciamo, annunciamo l'Evangelo, ancora curiamo le anime? Qual è lo scopo? È quello di arricchirci economicamente, di farne una professione di commercio? Beh, ci sono anche quelli che lo fanno, ma la professione a cui siamo chiamati è una professione di fede, è una fede non finta, una fede autentica, una fede che deve dimostrare e deve dimostrare il suo frutto nel tempo. E Paolo è un esempio eclatante di tutto questo, e non solo Paolo, è ancora l'Apostolo Paolo, Pietro, tutti gli apostoli e ancora tanti altri servitori di Dio nei secoli, ma anche tanti nuovi e tanti altri e tanti vecchi servitori di Dio in questo secolo. E questo si riconosceranno quelli che sono pastori di anime e quelli che saranno i mercenari. Perché se non abbiamo l'amore di Dio non possiamo nemmeno dare agli altri l'amore. Se non possediamo qualcosa, come facciamo a darlo agli altri? È mai possibile dare agli altri quel che non si possiede? Ma mi direte, ci sono mistificazioni, manipolazioni di comunicazione? Sì, ma ci sono sempre state. Lasciate che adesso i metodi sono più sottili, i metodi sono più eleganti, vogliamo dire. Elementi forse sono un po' più fragili, non comprendiamo il perché. Forse perché oggi siamo in una cultura diversa, adagiati su posizioni diverse. Ma una cosa è certa, non si può provare amore se l'amore non è stato messo nel nostro cuore. Io credo che molti ancora non si chiamano più fratelli e sorelle, nella chiesa evangelica anche non si usa il nome fratello e sorella. Signor Tizio, la signora, il signore, la signora. Oh, io spero, in questo momento mi sento anche i miei fratelli che non siano del movimento pentecostale, quelli che usano ancora, stanno usando in questa maniera. Io mi sento un estraneo con una persona che mi chiama Signor Remo, non mi sento il fratello spirituale, non mi sento, perché già questa condizione mi mette alla pari di tutte le realtà mondane, di quelle che è la vita sociale. Io non guardo
colui che ha il mio stesso sentimento, a cui abbiamo dato la nostra adesione al Signore, riconoscendo il Signore padrone della nostra vita, io non guardo come una persona estranea, è una persona che ci appartiene. Se apparteniamo all'unico Padre, se abbiamo fatto confessione di fede, dobbiamo pure aver realizzato e realizzare che noi in Lui siamo uno, gloria al Signore, e deve esserci questa intimità, perché l'abbiamo col Signore e dobbiamo averla fra di noi. E se mi sento chiamare il signor Tizio, il signor Remo, il signor Caio, questo mi mette già in una brutta condizione. A volte mi dà disturbo anche tra fratelli servitori essere chiamato per cognome, anche se questo potrebbe essere un fatto umano, una distinzione. Molti, a volte alcuni chiamano col cognome, ma io riconosco un'intimità fra i figli di Dio. Il fratello che è a fianco, la sorella che è a fianco, è un fratello e una sorella perché sono creature nate di nuovo, creature di acqua, nate di acqua e di spirito, che hanno riconosciuto un'unica paternità, una paternità spirituale ovviamente. Non siamo stati generati tutti dagli stessi genitori in senso biologico, ma siamo stati generati nello spirito, dallo stesso Spirito Santo. Vogliamo dare gloria al Signore per questo? E allora sento anch'io questo trasporto, e quante volte, ecco che i problemi poi diventano, i problemi del fratello diventano i tuoi problemi, ecco perché l'afflizione nel momento dell'afflizione diventa la tua afflizione, e anche nel momento della gioia che diventa motivo della tua gioia. Questo è cristianesimo autentico, questo è nella perfetta volontà di Dio, e queste parole di Paolo sono parole che noi dobbiamo non soltanto imparare, ma dobbiamo esercitare, parole che devono albergare nella tavola del nostro cuore, esprimere, e esprimere nella maniera opportuna, soprattutto quando c'è motivo di gioia. Qual è questo motivo di gioia? Motivo di ubbidienza alla parola. Quando c'è disubbidienza, e anche i servitori sono adirati. Il nostro Dio anche si adira, vero? E noi ci adiriamo tante volte durante il giorno, ma non dobbiamo peccare. Adiratevi e non peccare, dice la Scrittura, non tramonti il sole sopra il vostro cruccio. Queste cose avvengono, soprattutto perché? Perché c'è l'interesse. Se un fratello, un uomo, una donna si rendono trasgressori della parola, a volte può sembrare che uno li guarda storti, li guarda in maniera che non è piacevole. Questo è amore. Perché? Perché siamo responsabili, comprendiamo che questi valori sono valori spirituali, per cui quelli che ci sono affidati, noi vorremmo, desideriamo che un giorno saranno insieme con noi nel Signore per l'eternità. Saremo insieme? Saremo insieme? Dipende da ognuno di voi se mettete in pratica la parola di Dio. E dipende anche da noi servitori essere insieme a voi, se saremo fedeli al ministero fino alla fine, nella difficoltà, nell'afflizione e nel momento della gioia. Questo periodo stiamo godendo momenti della gioia, poi verranno anche momenti di afflizione, ma nell'afflizione o nella gioia il Signore non è mai cambiato, mai cambierà. Egli è lo stesso e rimane lo stesso perché Egli è il Dio fedele. Siete d'accordo? Tutti quanti siete d'accordo? Amen, gloria al Signore. E notate come vanta questo popolo, come vanta questa chiesa di Filippi. E fra cui ci sono due donne, vero? Che vengono citate. E vengono citate come compagne anche loro di opera, vengono citate come serventi fedeli. Stiamo parlando di diversi secoli fa, quando la donna non aveva il valore che ha acquistato oggi. Stiamo parlando quando la donna, per la maggior parte dell'umanità, era ritenuta soltanto un oggetto da servire e basta. Vedete che il vero liberatore di ogni cosa è stato Gesù Cristo il Signore, vero? Che ha innalzato anche la donna. E vedete Paolo, che era anche lui, aveva delle sorelle che si dedicavano al servizio cristiano, che hanno combattuto per l'Evangelo. Ne cita soltanto un paio, ma ce ne sono tante altre descritte nella parola di Dio, e ce ne sono altre che non sono scritte, ma che sono scritte e che sono in cielo, che sono in paradiso, che hanno raggiunto la gloria, perché non c'è distinzione spiritualmente fra maschio e femmina. La nostra distinzione è soltanto di carattere biologico, umano, e questa la parola di Dio usa, e usa degli accorgimenti, delle regole, ma spiritualmente non c'è l'anima maschio e l'anima femmina, siamo tutti uguali davanti alla presenza del Signore, e soprattutto nel servizio al Signore vogliamo essergli fedeli. O maschi o femmine, vogliamo essere fedeli come il popolo di Filippi. Gloria al Signore! Ed ecco, notate cosa dice di questo popolo. Bene, vogliamo dirlo perché vogliamo imitare questo popolo. Dobbiamo imitarlo. Ci è stato posto come esempio. Gloria al nome del Signore. E parlando delle donne,
e ancora di uomini, insieme con Clemente, gli altri miei compagni d'opera, i cui nomi sono nel libro della vita, ecco, lui dà un'esortazione, è un'esortazione cristiana. Vediamo se è buona anche per tutti quanti voi e quelli che sono al di là dell'occhio della televisione. Un consiglio spirituale, un'esortazione gloriosa. Rallegratevi del continuo nel Signore. Da capo dico, lo ripeto, la vecchia edizione dice da capo, qui dice lo ripeto ancora, rallegratevi. Ma forse molti non hanno posto molta attenzione a questa espressione e la voglio ripetere, rallegratevi del continuo, cioè significa sempre, rallegratevi sempre nel Signore, lo ripeto ancora, quindi conferma due volte, rallegratevi. Su questo vogliamo soffermarci un pochino. Mi direte molti, ma come facciamo a rallegrarci con tanti guai che ci girano intorno? Come facciamo a rallegrarci con tanti problemi? Come facciamo a rallegrarci se le finanze vanno male? Come possiamo rallegrarci se a volte ancora subiamo dei momenti di infermità? Come possiamo rallegrarci? È chiaro che voi se guardate fuori il nostro esterno non abbiamo niente da rallegrarci. Anche, anzi abbiamo da soffrirne. Ne soffriamo per i piccoli tradimenti dei nostri affetti più intimi, ne soffriamo per tutte le cose che ci girano intorno, ne soffriamo sempre. Magari un momento pare che sei salito e poi scendi giù. Perché? Perché come ci guardiamo intorno e ci giriamo, troviamo tanti motivi di dispiacere. Però la parola non dice rallegratevi per quello che è intorno di voi. La parola dice più esattamente rallegratevi del continuo nel Signore, e poi rinnova, ripeto, rallegratevi. Fratelli, vogliamo, sorelle mie, vogliamo esaminare come possiamo noi continuare a rallegrarci nel Signore. E il Signore, abbiamo detto, ci dà l'olio della gioia. La nostra allegrezza deve essere che noi abbiamo creduto e nel credere abbiamo ricevuto la fede, e la fede è divina. La fede viene dall'udito e l'udito viene dalla parola di Dio. E per questa fede sappiamo che le promesse di Dio sono per tutti quanti noi, per tutti quelli che hanno accettato il dono d'amore e hanno accettato la parola di Dio, sì o no? Siamo d'accordo su questo? E allora possiamo proseguire. Rallegratevi nel Signore, perché il Signore è motivo di gioia perfetta, di gioia autentica, di gioia duratura. E io continuerei dicendo di gioia eterna. Oggi ci rallegriamo nel Signore per quello che è il Signore, per attraverso la nostra fede. La fede è diventata lo strumento prezioso, glorioso, che Dio ci dà per poterci rallegrare e vedere Dio senza gli occhi della carne. Lo vediamo per gli occhi dello Spirito. E attraverso gli occhi dello Spirito, attraverso la parola di Dio, noi ci rallegriamo perché conosciamo il carattere di Dio, conosciamo la realtà di Dio, e Dio è buono, Dio è amore, lo ripeterò sempre, amen. È per questo amore che sentiamo di essere fratelli e sorelle in Gesù Cristo, e per questo amore e per questa presenza dobbiamo capire che soltanto nel Signore ci possiamo rallegrare nel continuo. E quando i dispiaceri si fanno più intensi e quando i dispiaceri moltiplicano, è il caso di guardare dentro di noi e nella parola di Dio, di rallegrarci col Signore. E nei momenti di, possiamo dire, di svuotamento, nei momenti in cui ci perdiamo, i momenti in cui di smarrimento, ricordiamoci le promesse del Signore che sono per tutti quanti noi. E una delle promesse più belle è quella di Gesù, che disse: io sarò con voi, continuatelo, in ogni. Allora, se Lui è con noi in ogni tempo, possiamo anche rallegrarci continuatamente, vi pare? Lui non dice sarò con voi soltanto quando vi radunate in chiesa. Lui non dice sarò con voi quando magari siete un bel gruppo. Sì, voi trovate scritto quando siete riuniti due o tre persone, dice il Signore, io sono nel mezzo di voi. Ma questo ha un altro significato, ha un significato di una presenza e di un'azione diversa, ma per la gioia il Signore è nel nostro cuore, nel nostro spirito, perché gli dice io sarò con voi in ogni tempo. Oh, quanti periodi bui abbiamo passato. Se non avessimo avuto la lampada accesa della fede che viene dalla parola di Dio, ci saremmo smarriti come gli altri. Probabilmente verranno anche dei tempi che saranno ancora più difficili.
Per quanto quando noi superiamo una difficoltà, dimentichiamo il grado di difficoltà. E quando invece vengono nuove difficoltà, pensiamo che quelle che arrivano siano superiori a quelle che abbiamo lasciato. Invece non è per niente così. Perché ogni difficoltà, ogni amaritudine, ogni sofferenza per noi è sempre la maggiore, perché in realtà quella che passa viene dimenticata, viene lasciata. Ma non è così, vero? Ma il Signore è fedele, Egli rimane fedele, ed Egli è fedele verso se stesso e verso di noi, se noi rimaniamo fedeli. Se noi rimaniamo fedeli. Amen? È meraviglioso. Questa realtà spirituale non è concepibile dalla mente umana. Molti che si fermano soltanto a esaminare la scrittura, a cercare sotto il microscopio personale di sezionare, di entrare nel significato, e stanno sempre a fare i sezionatori della parola di Dio, non riceveranno mai il gusto della parola. È come quella gente che gli portate un bel piatto da mangiare e invece di mangiarlo se lo mette a studiare, e mentre si studia diventa freddo, e più lo studiano si perdono tutte le sostanze. Noi gustiamo, godiamo della parola del Signore, e questa parola la prendiamo nella maniera scritturale e biblica. Noi non abbiamo le interpretazioni personali, noi abbiamo l'interpretazione secondo la parola e secondo quello che è il pensiero di Dio. Qualcuno mi dirà: presuntuoso. Sono presuntuoso nel Signore, ma sono anche presuntuoso perché sono tanti anni, ormai sono decenni che io sto sperimentando la bontà di questo nostro Dio, la bontà, la misericordia, l'amore. E allora, come i Filippesi, ancora la parola viene a voi, e viene a voi che siete qui, e viene a voi che state ascoltando o state vedendo attraverso lo schermo della televisione. Il Signore dice: rallegratevi del continuo. Di nuovo, rallegratevi. Lo dico di nuovo, rallegratevi. Oh, ma mi direte, perché poi lo dice Paolo? Perché non l'ha detto il Signore Gesù? Perché Gesù non l'ha detto? In Giovanni capitolo 14 cosa c'è scritto? Il vostro cuore non sia turbato. Voi che avete creduto in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Io vado avanti a prepararvi il luogo, perché dove sono io sarete anche voi. È questione di fede. Oh, qualcuno dirà: ma quella è una parola diretta soltanto ai primi discepoli. Beh, se poi leggiamo la preghiera sacerdotale di Gesù e la leggiamo nei capitoli da 16 a 18, vero? Dello stesso Evangelo, troviamo che il Signore prende cura di quelli di prima e di quelli che si sarebbero aggiunti per molto tempo appresso. Noi siamo quelli che si sono aggiunti molto tempo appresso e abbiamo lo stesso valore davanti agli occhi di Dio. Amen, sì o no? Ma questo dipende ovviamente dalla nostra fede. Dipende da quello che abbiamo edificato. Se abbiamo edificato sulla sabbia o abbiamo edificato sulla roccia. Perché molti dicono: credo, 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 però quando è il momento non credono più niente. E allora c'è l'esempio di quella parabola dell'uomo che ha edificato. È la stessa casa, una bella costruzione, ben fatta, bella, appetibile. Però il fondamento è diverso. Uno l'ha edificata sulla sabbia, l'arena del mare, un altro l'ha edificata sulla roccia, sulla pietra dura. E quando è che si vede la fede? Quando si vede che un cristiano e una cristiana hanno fede? Quando passano i turbini, quando arrivano le tempeste. Abbiamo cantato, e mi dispiace forse che molti non hanno la possibilità di ascoltare, abbiamo cantato: la tempesta non temere, resta tranquillo, Gesù verrà. Poi abbiamo aggiunto: Gesù è già qua, vero? Quando si vede realmente qual è il nostro fondamento? Quando arriva la prova. E sappiamo anche che la parola di Dio dice che il fornelletto dell'afflizione e della prova sono necessarie, perché se avessimo il cuore pieno di grasso, prenderemmo un infarto prima del tempo. Abbiamo bisogno di essere anche provati, di essere forgiati, di essere purificati dal fuoco dell'afflizione e della prova, anche se non piace a nessuno. Nessuno vorrebbe soffrire, nessuno di noi vorrebbe, vero? Ma è necessario a volte, perché altrimenti il Signore non lo glorificheremo nemmeno, non cercheremo nemmeno la faccia di Dio. Ma anche fra i cristiani che dicono "io credo", c'è chi ha edificato sulla sabbia, c'è chi ha edificato sulla roccia. E quando arriva la prova, cosa succede? Quando arriva la prova, il turbine, il vento, investe questa casa,
quella che è edificata sulla roccia perderà, e perderà qualche cosa, forse qualche tegola, forse qualche infisso, volerà, ma la casa rimane là, la casa rimane là. Ma quello che è edificato sulla sabbia, cosa succede? Non è questione di come è fatta la casa, è questione solo del fondamento. E il fondamento sulla sabbia cosa porterà? Che la casa non ci sarà più. Su che cosa avete edificato, fratelli e sorelle? Su che cosa avete edificato la vostra fede? Lo ripeto ancora una volta, su che cosa avete edificato la vostra fede? E la roccia è Gesù Cristo il Signore. Egli è il fondamento perfetto. E questo fondamento è la parola di Dio. Quando abbiamo fondato e ci siamo radicati sulla roccia, arriveranno quello che volete, ma saremo fedeli al Signore. La nostra casa rimarrà in piedi, onorerà, glorificherà, benedirà e benedirà il Signore. Amen. Vogliamo dire, Signore, mantienici fedeli a te. È la preghiera che dovremmo rivolgere ogni giorno. Ma al di là della nostra preghiera, se noi vivremo una vita veramente spirituale, e qui mi ricollego alle parole di prima, della vera fedeltà. Se noi viviamo una vita realmente spirituale e la viviamo in maniera spiritualmente naturale, cosa voglio intendere? Con grande semplicità, studiandoci di mettere in pratica la parola di Dio, senza crearci troppi problemi di carattere, di natura teologica o esistenziale. Se noi continuiamo a vivere come viviamo la vita umana, biologica, respirando l'ossigeno, anche se oggi abbiamo purtroppo le città inquinate, ma l'ossigeno dello Spirito è perfetto, alleluia! E allora se viviamo giorno per giorno, confidando nel Signore, glorificando Dio e mettendo in pratica quello che dice Paolo ancora a questi fratelli, e li elogia perché sono stati fedeli, sono fratelli che sono onesti, fratelli che hanno messo in pratica quello che è l'integrità del loro cuore, e allora non abbiamo altro motivo che dire: continuiamo a essere allegri nel Signore, siamo allegri in Gesù Cristo il Signore, rallegriamoci nel Signore, ripeto, rallegriamoci. Amen. Gloria al Signore. È bello rallegrare, siamo gioiosi in questo momento, abbiamo un'allegrezza spirituale, non è manifestata dalla nostra ilarità. Voi pensate che la gente che ride a tutta squarciagola è gente felice? Prendete ancora l'esempio che esiste ancora del povero clown, quello del circo, che nonostante a volte tante sofferenze nel cuore perché aveva tanti problemi, lui deve ridere per far ridere. Lui è il professionista della risata. Deve produrre la risata e chissà quante volte quel soggetto... Lui ha il pianto nel suo cuore, ma noi come cristiani abbiamo fatto pace con Dio, abbiamo pace profonda nel cuore, perché abbiamo una fede autentica, una fede biblica, una fede che si rinnova giorno per giorno mediante la lettura, mediante la predicazione, la ricezione del messaggio della parola di Dio. Amen. Pensate che grande privilegio che Dio ci ha donato. Alleluia. E sappiamo che ogni cosa è possibile per chi crede nel Signore, vero? Sappiamo che anche nel momento del dolore, anche nel momento in cui passiamo per la valle dell'ombra della morte, oh, quanto mi piace il mio salmo preferito, Salmo 23, è là il mio salmo preferito. Ogni cristiano sceglie un salmo. Credo che ognuno di noi, anche ogni servitore, ha un particolare salmo. Il mio è stato sempre il Salmo 23, perché quando io cominciai a pronunciare l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. A me mi era mancato un padre, un genitore, mi erano mancato gli affetti che io volevo in quel tempo. E maggiormente questo salmo ha veramente arricchito la mia vita spirituale, quando ho potuto pronunciare l'Eterno è il mio pastore. Poi ho avuto la conoscenza che l'Eterno non è soltanto il mio pastore, l'Eterno è il mio padre spirituale, il mio padre celeste, il vostro padre, il nostro comune padre. Alleluia! E chi ce l'ha detto? Ce l'ha detto Gesù. Quando pregate dite: Padre nostro che sei. E sei nei cieli? Sono nei cieli? Poi abbiamo approfondito questa conoscenza. Nei cieli c'è la sua dimora eterna, c'è il suo trono, ma il regno di Dio è anche nei nostri cuori.
per quelli che si sottomettono a Lui, per quelli che si sforzano a fare la Sua volontà. Gloria al nome del Signore. Voglio darvi qualche altro versetto, perché questa parola è sostanziosa, ma soprattutto questa parola deve generare, produrre in noi che cosa? Quello che Dio vuole. Il Signore cosa vuole? Vuole il nostro bene? Vuole il nostro bene? Il Signore vuole solo il nostro bene. Guai quei cristiani che dicono: ah, il Signore mi ha mandato questa malattia, mi ha mandato. No, non ho mai creduto e mai crederò che il Dio dell'amore possa mandare. Il Dio dell'amore può permettere, ma non manda, perché Egli conosce solo il bene. Egli conosce il bene. Amen. Gloria al nome del Signore. Ci sono consigli in questa parola. E prima abbiamo detto: rallegratevi nel Signore, e ripeto ancora: rallegratevi. E poi ci sono altre esortazioni. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Cosa vogliamo intendere? Il Signore è vicino. Possiamo intenderlo in due maniere. Molti hanno inteso sempre il fatto che il ritorno del Signore è vicino. Beh, da qui, da questo passaggio biblico ad oggi, ho passato oltre 20 secoli, credo, vero? Il Signore è vicino, possiamo intendere che il Signore è vicino a noi. Che poi è vicino anche il tempo in cui Gesù ritornerà. Quella è Maranata. Dico bene? Come dito? Maranata, Gesù viene. Non sappiamo il tempo allora, ma il Signore è vicino. Il Signore è vicino. Ed Egli è il mansueto fra i mansueti. Gesù è stato il mansueto per eccellenza. Nel libro messianico di Isaia c'è scritto: come una pecora muta davanti a chi lo tosa, Egli non ha aperto la bocca. E parla di una grande mansuetudine. Cosa significa essere mansueti? Tutti voi lo conoscete questo termine. Com'è difficile oggi essere mansueti nella carne. Com'è difficile da quando usciamo la mattina e ci mettiamo al volante dell'automobile. La nostra mansuetudine viene alla prova, viene messa alla prova. Quanti ne troviamo, soprattutto nella nostra nazione? E permettete di dire la nostra nazione, perché in altre nazioni, cominciando da quello che è l'educazione stradale, è ben diversa. Che la prima mattina cominciate a trovare qualcuno che non soltanto mette a repentaglio la sua e la vostra vita, ma se non state attenti vi salta anche addosso. Ed è una realtà delle nostre zone. Essere mansueti che significa? Essere scemi? Non voglio usare l'altro termine, un po' più volgare, ma l'avete capito, no? Che significa essere mansueti? Come qualcuno che beffava, l'altra volta c'è scritto che se hai uno schiaffo devi porgere l'altra guancia. Questa è stupidità umana. E i cristiani non sono stupidi. I cristiani sono intelligenti quanto gli altri, e più intelligenti per sapienza spirituale. Perché il fatto di non reagire, di non avere violenza, è perché il principe della pace alberga nei cuori dei cristiani, di veri cristiani. Amen? Ciò non significa che a volte non ci innervosiamo, ciò non significa che a volte abbiamo più bisogno di controllare anche la nostra bocca, i nostri pensieri. Però questa parola dice: siate mansueti. Cioè siate uomini e donne di pace. Ricercate, non soltanto avete la vostra pace, ma fate che la vostra pace sia ancora la pace degli altri. Amen. E questo è un comandamento che noi riceviamo ancora in questo giorno, di essere mansueti. E poi c'è un altro comandamento, un'istruzione, ma è un comandamento, un consiglio, volete chiamarlo così. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. Cioè, questo è l'argomento che trattiamo ogni volta. Quanta ansietà, quante ansiose ci sono nel mondo. Come lo eravamo ancora prima noi. E forse non ci siamo liberati del tutto di questa ansietà. Ho occasione questo di aver ripetuto proprio un messaggio che non è andato per televisione, ma pare che l'abbiamo fatto, appunto l'abbiamo avuto nella serata di ieri. Questa ansietà. I cristiani non devono essere ansiosi. Devono confidare in Dio, ma i cristiani devono imitare Dio, i cristiani devono mettere in pratica la parola di Dio. Non possiamo essere ansiosi per i problemi che ci girano intorno, possiamo essere preoccupati, ma la preoccupazione non deve portarci all'ansietà, perché preoccupazione e ansietà non hanno lo stesso significato. La preoccupazione, dicevo e ripeto, è sintomo di che cosa? Di responsabilità.
davanti a una responsabilità non possiamo dire, beh, ce ne infischiamo. Qualcuno diceva, e parlando ai nostri fratelli, un personaggio diceva, ma che state aspettando che scendi il panariello dal cielo? Noi non crediamo che scende un panariello dal cielo. Noi crediamo che quello che deve scendere dal cielo ci è provveduto attraverso tutti i mezzi che ha stabilito, ma che viene dal nostro Dio, che in ogni occasione il Signore è fedele e ci stenderà la mano per tutte le necessità, a carattere personale, a carattere familiare, a carattere comunitario. Lo crediamo? Il Signore onora sempre la nostra fede. Gloria al nome del Signore. E allora, cos'è questa sollecitudine? È quella del mondo. Come faccio a sposare un figlio? Come faccio a sposare una figlia? Come faccio per un posto di lavoro? Come faccio per questo? Qual è il futuro del mio figlio? Qual è il futuro della mia figlia? E la gente non vive quando è in queste condizioni. Come farò? La domanda più specifica in tutti i casi è questa. Come farò? È una domanda che ognuno si pone quando c'è una certa ansietà. Noi abbiamo imparato invece Ebenezer. Il Signore fin qui ci ha sostenuti e continuerà a sostenerci. Ci sosterrà a livello personale, ci sosterrà a livello familiare, ci sosterrà a livello comunitario. Perché? Perché il Signore è il Padre provvido, il Padre benevole. Gloria al nome del Signore! E allora non siamo ansiosi, altrimenti cadiamo nello stress. E lo stress ci porta alla depressione. E la depressione, conoscete che è un male che poi diventa un male spirituale. È un male da cui diventa un vicolo cieco che è difficile uscirne, ma per i cristiani io credo che non possa esserci depressione se viviamo una vita spirituale, se la nostra fiducia è nel Signore, se confidando in Dio metteremo in pratica la parola di Dio, non ci saranno depressioni nel popolo. E grazie al Signore, io amministro da tanti anni questo popolo, sono veramente rari i casi di depressione, veramente rari, molto rari, anzi in questo momento non me ne ricordo proprio. Mi ricordo di quelli che sono venuti depressi, ma che il Signore ha riportato un'altra volta e li ha portati in una posizione di tranquillità spirituale. Vogliamo dare gloria a tutti quanti a Dio per questo? A volte esaminiamo, e oggi con i numeri, no, si parla sempre con i numeri. Ma io grazie al Signore so che ogni tanto qualcuno si ammala, ci ammaliamo anche noi, ma ci sono molti più matrimoni che funerali. Mi sembra una cosa quasi naturale. Ma io credo che il Signore guarda anche a quello che è la nostra integrità esteriore. Fare la volontà di Dio è l'affare più grande della propria vita. Perché noi ci assicuriamo la cura di Dio e anche la vita. Gli anni saranno quelli che saranno. E il Signore conosce la durata della nostra vita. Ma sappiamo che il Signore sa prolungare anche la nostra vita. Il Signore ci dà anche la salute fisica per poter lavorare, per poter affrontare le difficoltà. Perché Lui è il creatore di ogni cosa, sì o no? Lo crediamo? Lo crediamo veramente? Gloria al nome del Signore. E voglio concludere. Voglio concludere anche perché il tempo a disposizione è quello che è, ma non voglio soprattutto aggiungere niente di mio personale. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Gesù Cristo. Ve l'ho detto poc'anzi. Dio custodirà, Dio ci custodisce, vero? Il nostro spirito, le nostre menti, la nostra anima in Cristo Gesù. E quanto è rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Vogliamo dare un totale a questa addizione? Una, diciamo, ipotetica addizione? Io voglio ripeterlo e poi diamo il totale. Tutte le cose che sono pure, vogliamo dirle pure. Tutte le cose che sono amabili, diciamolo, amabili. Tutte le cose che sono di buona fama, buona fama. Se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Uguale? Santificazione. Separazione dal mondo intesa come peccato, consacrazione al Signore. E poi è teoria o pratica? Sono consigli, suggerimenti teorici o consigli e suggerimenti di ordine pratico? E allora il verso 9,
risponde immediatamente al nostro interrogativo. Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me, e questo conferma altre cose che abbiamo detto prima, e veduto in me, fatele, mettetele in pratica, eseguitele, e il Dio della pace sarà con voi. Non si predica bene e si razzola male. Siamo uomini che non siamo perfetti. Paolo non era perfetto. Era perfetto Paolo secondo voi? No. Era un uomo di Dio che andava verso la perfezione. Dobbiamo andare anche noi verso la perfezione? Come possiamo andare verso la perfezione? Mettendo in pratica questi suggerimenti. Amen. E non soltanto. Lasciate che la gente dica quello che vuole. Ricordatevi che sta a noi dare buona testimonianza al mondo. La gente riconoscerà che siamo figli di Dio dall'amore che ci portiamo gli uni verso gli altri. E quell'amore di cui parliamo è un amore santo che non è possibile mistificare, non è possibile sofisticare. È un amore che viene manifestato mediante un'applicazione onesta e sincera del consiglio della parola di Dio. E a Dio diamo onore, gloria, in sempre eterno, in Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Vogliamo alzarci all'impiedi? Gloria al nome del Signore. Vogliamo chinare il nostro capo mentre pregheremo per coloro che non sono nella sala, per quelli che ci seguono, ci seguiranno attraverso questo messaggio che è trasmesso attraverso la televisione. Vogliamo in questo momento pregare per tanti che non conosciamo. Ogni giorno se ne aggiungono tanti, incontriamo tanti che dicono: il Signore mi ha parlato attraverso la parola che è stata predicata, il Signore mi ha benedetto, il Signore mi ha mostrato la via. Alleluia! Vogliamo essere strumenti fedeli di benedizione perché predichiamo la parola di Dio. Predichiamo la parola di Dio e la predichiamo senza compromessi. Gloria al Signore! Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria, gloria all'Eterno. Padre Santo, Padre Buono, veniamo a te nel nome di Gesù. Signore, ancora che questa parola sia penetrata profondamente nel cuore di ognuno di noi. Vogliamo piacerti, vogliamo rallegrarci, rallegrarci della tua presenza, rallegrarci della tua benedizione, rallegrarci della fede che ci hai concesso, rallegrarci delle opere che fai, rallegrarci della cura personale, rallegrarci della cura familiare, rallegrarci della cura comunitaria, rallegrarci, rallegrarci solo in te è questo termine, Signore, e noi vogliamo continuatamente rallegrarci come dice la tua parola, e la tua parola è verità. Padre, non vogliamo essere ansiosi di nessuna cosa, vogliamo esserti fedeli, vogliamo andare avanti giorno per giorno. E se ci sono nostri amici in questo momento per la prima o le prime volte hanno ascoltato un messaggio della tua parola, questo messaggio, Signore, mette nel loro cuore una fiducia. Oh, apri il loro cuore, fai comprendere che l'uomo è fallace, ma tu sei perfetto, e che ogni cosa che tu fai è perfetta, e tu vuoi operare in qualsiasi momento, perché ogni cosa è possibile a chi crede. Padre Santo, Padre Buono, noi ti lodiamo, ti glorifichiamo, ti benediciamo, venendo a te non per i meriti nostri, ma per i meriti di Gesù Cristo il Signore, il nostro Signore, il benedetto in eterno.